NX Boats è un cantiere brasiliano che è appena approdato nel mercato europeo e fa base qua in Italia a Marina degli Aregai, dove mi trovo oggi per provare i tre modelli che hanno messo in acqua. Perché interessarsi a una barca d'oltreoceano con tutte le belle barche che abbiamo in Italia, con tutto il Made in Italy che ci facciamo in casa nostra? Perché le barche d'oltreoceano comunque hanno tanti aspetti legati alla praticità e alla convivialità che magari non su tutte le barche mediterranee troviamo. Adesso le andiamo a scoprire, intanto però via la sigla e ricordatevi, iscrivetevi al canale e mettete la campanellina per ricevere le notifiche sui video che pubblicheremo. Allora, sono sull'NX 290, una barca di 8,84 m. Dicevamo gli aspetti di praticità. Quali sono questi aspetti che possiamo apprezzare su questo Open brasiliano? Il primo di sicuro è il grill che abbiamo qua, rivolto verso poppa, dove c'è peraltro una plancetta veramente di grandissime dimensioni. Qui si ha tutta la praticità di poter grigliare fuori bordo praticamente e di godersi tutto il momento di convivialità. La particolarità è che su un 8 metri di barca difficilmente su barche mediterranee si può trovare una soluzione così, ed è una caratteristica di tutti gli NX, perché lo possiamo vedere anche sul 270, che è una barca più piccola, e lì c'è il blocco col grill cucina rivolto verso poppa su una plancetta di altrettante grandi dimensioni. E questo è il pozzetto. Allora, i più attenti si saranno accorti che non c'è il prendisole. Questa è una caratteristica tipica di tutte le barche d'oltreoceano. Il prendisole a poppa è una caratteristica invece delle barche mediterranee, è quello che fa la differenza sostanziale del pozzetto. Però in questa configurazione abbiamo comunque due divani dove si può vivere tranquillamente al relax come su un open qualsiasi, ma al tempo stesso si può vivere anche veramente come una party boat. E in NX probabilmente hanno deciso di dargli questo taglio, perché se vedete le casse, il gran numero di casse che ci sono ai lati, qui sotto abbiamo un subwoofer da paura, abbiamo portabicchieri sia in uso che a riposo. Diciamo che questa è una barca che dà veramente risalto alla convivialità e al benessere di stare tutti insieme a bordo della barca, tutti coperti dall'hardtop che comunque lascia passare l'aria, ma non è finita qui. Altra cosa che avrete notato è che su questa barca non ci sono i passavanti. Questa è un'altra caratteristica delle barche d'oltreoceano brasiliane o americane che siano. Tuttavia, comunque, il passaggio da poppa a prua è garantito da questo percorso, che è addirittura molto più largo rispetto a un passavanti, ed è anche più protetto perché c'è la protezione del parabrezza, ci sono i gradini e si accede verso il prendisole di prua, dove è anche ben fatto con i poggiatesta e una bella cuscineria. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è l'estensione del tettuccio, che magari può dare qualche limitazione nel passaggio, ma basta abbassarsi un pochino di più e si passa tranquillamente. Allora, l'interno è quello che ci si può aspettare da una barca di 8 metri, quindi abbiamo la nostra dinette Prodiera V col tavolo telescopico che si alza e la possibilità di trasformarla in letto. Per essere comunque uno spazio di un 8 metri è comunque ben fruibile, è ampio, qua c'è il locale WC, dietro a poppa c'è comunque una cuccetta da due e poi c'è questo blocco cucina dove effettivamente c'è il frigo, c'è il microonde e quindi si può anche vivere, fare una o due notti a bordo in tranquillità. Ho provato l'NX 290 su un mare con una fastidiosa onda lunga e mi ha colpito la reattività al timone. La barca, complice anche le sue dimensioni compatte, risponde all'istante pure ai comandi più decisi che si possono imprimere sulla ruota del timone, e si apprezza anche il fatto di non avere la sensazione che le accostate, pure quella a gran velocità, possano sfuggire di mano. Certo, un'attenzione a quello che si fa è sempre comunque d'obbligo. Alla massima velocità si plana a 30 nodi a 5500 giri al minuto, spinti da un motore a benzina Volvo Penta di 350
cavalli. In navigazione il pozzetto risulta ben riparato dal vento, grazie anche all'estensione del parabrezza fino a poppa e ai montanti del T-top che, sebbene non siano leggerissimi alla vista, riescono a creare un'ulteriore protezione attorno ai divani. Le velocità di crociera economica si possono individuare nel range fra i 17 e i 24 nodi, nella fascia da 4.000 a 4.500 giri, con consumi da 45 a 50 litri ora, mentre la crociera veloce si attesta a 27 nodi e mezzo a 5.000 giri, con un consumo orario che sale a 70 litri. Con i suoi consumi, si può dire contenuti, e il suo ponte di coperta molto ben articolato e improntato alla sicurezza a bordo, con l'NX 290 si possono dunque intraprendere tranquillamente crociere anche a medio raggio, tanto più che l'ambiente sotto coperta risulta certamente all'altezza. E l'ultima caratteristica non meno importante, che qui non si vede ma ve la dico io, è il prezzo. Il prezzo che sicuramente è molto competitivo, perché al listino 2023-2024 questa barca di 8,84 m, l'NX 290, costa 173.000 euro IVA esclusa, con un motore Volvo Penta da 350 cavalli vuoto a benzina. Non male direi, assolutamente non male.